Ciao amici di Shell Radio, sono qui con Andrea Candela e Leonardo Malvasi per il progetto Quattro Vie e ne parliamo insieme a loro. Ciao Leonardo, come Ciao. Va? Me l'hai raccontato prima, diciamo, tra le chiacchiere, un progetto molto articolato, anche difficile, però molto molto bello. Io sono orgoglioso e ne parliamo con te, ci spieghi un po' cosa si tratta di Quattro Vie. Allora, sì, Quattro Vie è un progetto dell'Associazione Amici di Edoardo in collaborazione con Comunità Nuova. E un progetto, appunto, come dice il nome, si articola in quattro diverse vie che vogliono, diciamo, avvicinare i ragazzi dai 16-18 anni fino ai 25-28 anni al mondo del lavoro. Ci siamo immaginati una serie di vie, la prima è quella dell'educativa di strada, quindi una classica azione di educativa di strada in cui gli operatori avvicinano i ragazzi e cercano, conquistare pian piano la loro fiducia, di portarli poi alle iniziative che svolgiamo al centro Barrios qui in Barona. La seconda via si chiama Arti e Mestieri ed è una serie di laboratori professionalizzanti che vengono svolti non da professori ma da artigiani, da tutor artigiani che cercano appunto di far capire ai ragazzi nella pratica come si svolge il lavoro che poi si spera loro andranno a fare. A questi laboratori partecipano 8 ragazzi, un numero piccolo ma pensato in questa maniera proprio perché abbiamo deciso di al termine dei laboratori di dare ai ragazzi davvero delle conoscenze. Durano 4 mesi, alla fine dei 4 mesi l'associazione stessa si impegna a cercare un'azienda che possa ospitare i ragazzi per un tirocinio di 6 mesi remunerato. Bellissimo. Pagato sempre dall'associazione Amici di Edoardo. Anche perché con la crisi che c'è adesso è essenziale soprattutto per i giovani. L'esperienza invece, noi ci troviamo in questo momento in un'altra location che fa parte sempre del progetto, che è qui in Via delle Forze Armate al centro per giovani, per un altro corso, un corso di audio tecnico del suono. Quindi vuoi parlare tu, Andrea? Sì, okay. No, molto rapidamente, nel senso, noi come Comunità Nuova invece supportiamo l'associazione Amici Edoardo che finanzia il progetto mettendoci un po' la parte educativa di ragionamento e di progettazione su questi progetti e ci accorgiamo come sempre di più oggi tantissimi ragazzi che accedono ai nostri servizi accedono con questa domanda, col bisogno di lavoro, col bisogno di lavoro anche solo perché hanno una bassa scolarizzazione o tanti per tanti vuol dire proprio l'uscita dal nulla, la situazione di disagio. Anche per imparare anche delle cose nuove. Assolutamente. Quello del mondo dello spettacolo, per esempio, è un mondo che vediamo sempre in evoluzione e quindi abbiamo deciso che il corso per tecnici del suono potesse essere concretamente uno sbocco interessante. Possibilità anche di lavorare in un settore che non è, come tutti i settori adesso di crisi, non è facile, però comunque che possa dare una passione in più ai ragazzi. Sì, poi assolutamente, io da sempre credo che quello della passione sia una molla sul lavoro di eccellenza. In questo momento purtroppo il mercato è molto in crisi e le eccellenze sono quelle che fanno la differenza. Essere molto bravi nelle proprie cose, avere proprio passione per le proprie cose, vediamo che fa la differenza. È una risorsa per Milano perché comunque è una città così grande, non conoscere certi posti, quindi informarti e sapere che certi posti ci sono e danno spazio alla creatività e anche al lavoro, quindi creare, far sì che la creatività diventi un lavoro è importantissimo, come è importantissimo dare degli spazi ai giovani e la possibilità concreta di muoversi anche nel futuro. Sì, insomma. Assolutamente, le strategie che abbiamo messo in atto, quella che prima parlava Leonardo, cioè quella di non avere degli insegnanti ma degli artigiani che fanno quello di lavoro a insegnare ai ragazzi, per noi è una delle nostre differenze, cioè sì, per noi significa accorciare il più possibile la distanza fra il mondo della formazione
perché oggi tanti fanno formazione e in giro abbiamo un sacco di ragazzi con della formazione che purtroppo non riescono però a trovare lavoro, e il mondo del lavoro invece, per cui noi cerchiamo il più possibile anche con le borse lavoro di proiettarli immediatamente su quel poi scenario. La situazione degli artigiani comunque è una situazione anche lì di profonda crisi, quindi tu mi parlavi prima di una questione anche di un futuro progetto che forse ci si potrebbe avere per quanto riguarda, cioè che avrete, che state comunque mettendo giù vie, insomma diciamo. Noi abbiamo, diciamo che le altre due vie di cui non abbiamo parlato riguardano proprio la possibilità di dare ai ragazzi degli strumenti con i quali loro possano mettersi in proprio. Quindi abbiamo la terza via che è Start Impresa, e come dice il nome stesso è un corso di avvio di una piccola impresa o di una partita IVA. Questo perché potrebbe essere secondo noi un'ottima opportunità per i ragazzi mettersi in proprio. E l'ultima via rappresenta un obiettivo che ci siamo posti, ma è una cosa molto grande e quindi è quasi un sogno, però insomma ci stiamo lavorando, che è quello di aprire uno sportello aperto in orari insoliti, pomeriggio dopo le 6 piuttosto che il sabato e la domenica, in cui noi pensiamo che gli artigiani possano accedere a questi servizi più che nelle ore lavorative, in cui si fa sempre più difficile fare qualsiasi altra cosa che non sia il lavoro ovviamente, e mettendo a disposizione delle figure professionali come l'avvocato, il commercialista, che possano dare un supporto a dei prezzi che sono più bassi rispetto a quelli del mercato. E questo è importante. E quindi favorire anche questo, l'accesso di queste persone a questi servizi che magari non hanno l'opportunità di fruire per i costi elevati, insomma, assolutamente. E i ragazzi, adesso domanda proprio di cuore, i ragazzi che comunque hanno partecipato, stanno partecipando, la loro reazione com'è sentita? Si sono comunque, mettersi in gioco non è mai facile, soprattutto anche le varie età che tu mi dicevi prima per gli altri corsi, e i più giovani ovviamente penso che abbiano una voglia enorme di lavorare. Allora, giusto per darti un dato, come diceva prima Leonardo, noi abbiamo aperto questi corsi, o meglio questa tranche di corsi che è la seconda, per cui sono tre corsi: quello per tecnico del suono, quello di meccanica e quello di computer grafica. Bellissimo. Che è un'altra passione che può sfociare, come quella della meccanica che può sfociare in una professione. Abbiamo aperti a 8 ragazzi a corso, quindi 8, 16, 24. Tanto. E quindi questo ci ha obbligato a fare delle selezioni fra tutti i ragazzi che hanno un po' aderito e chiesto informazioni, chiesto di poter partecipare. I ragazzi che sono arrivati sono stati quasi 70. Mamma mia. Nel giro di un mese, di un mese di promozione territoriale, nel senso che noi ci muoviamo fondamentalmente su zona 6. La collaborazione con il Consiglio di Zona 6 è una collaborazione per noi fondamentale. Loro ci aiutano a trovare gli spazi, ci aiutano a fare la promozione, ci aiutano anche un caso molto specifico che mi piacerebbe raccontare, che è quello di un corso della prima tranche, che era un corso per manutentori edili. Mamma mia. La promozione è stata fatta sul locale, quindi su zona 6, e adesso attraverso il Consiglio di zona 6 stiamo cercando di coinvolgere i comitati autogestiti delle case popolari di zona 6 per creare lavoro a questi ragazzi. Quindi abbiamo messo in piedi una sorta di filiera breve del lavoro. Dal territorio vengono i ragazzi, sul territorio vengono occupati da una comunità che se ne prende cura. Bellissimo. Per noi questo è un caso esempio, un po' un esempio. È bellissimo, noi vi facciamo veramente gli auguri e i complimenti per il futuro e soprattutto per questi ragazzi. Una domanda importantissima, i criteri comunque con cui avete scelto i ragazzi, se è stata la pancia a seguirvi, il cuore, e se i ragazzi avevano qualcosa di specifico, una selezione proprio che andava mirata magari all'esigenza della persona. Allora, guarda, la selezione, visti i numeri di cui parlava anche Andrea prima, questa volta è stata veramente molto dura.
sui 70 ragazzi ce n'erano tanti che erano davvero motivati e bisognosi di fare un corso del genere. Okay. Noi abbiamo, anche grazie all'aiuto di persone, operatori di Comunità Nuova che fanno questo di lavoro, siamo arrivati a stabilire due criteri fondamentali per la scelta dei ragazzi. Uno, la motivazione che i ragazzi trasmettevano durante il colloquio. Okay. E l'altra era lo stato di necessità dei ragazzi e quindi, diciamo, a parità di selezionabilità, passami il termine. Okay. venivano prediletti i ragazzi che ne avevano più bisogno. Questa è stata la nostra scelta. Quindi non bisognava avere nessuna conoscenza di nessun genere di quello di cui i ragazzi si andavano poi. L'importante era la voglia di lavorare, la voglia di mettersi in gioco. Tutti, sì. I ragazzi vengono da background molto differenti, cioè livelli di scolarizzazione molto differenti, qualcuno ferma la terza media, qualcuno immigrato dal proprio paese senza alcun genere di preparazione scolastica. Assolutamente. Qualcuno, è importante ricordarlo. Qualcuno è anche in difficoltà con la lingua, ma abbiamo deciso che aveva una preparazione sufficiente a starci dentro. Per comprendere e capire. A starci dentro. Ok. Quindi c'è anche la crisi, non solo magari appunto della mancanza di lavoro, ma anche di una base, di qualcuno che te lo può insegnare. Quindi non è vero che noi italiani giovani siamo pecoroni, io lo dico sempre, non abbiamo voglia di metterci in gioco, anzi, soprattutto una città come Milano che offre tantissime cose anche in un periodo così di crisi, c'è e si fa vedere, si fa sentire, soprattutto per le esigenze quotidiane del vissuto di ognuno di noi. Sì, spesso i ragazzi che hanno avuto difficoltà hanno dovuto abbandonare i corsi, oggi non gli viene offerta neanche la possibilità di fare lavori, per cui non serve una specifica preparazione come quella del magazziniere, per cui comunque continuano a chiedere. Ricordiamo che l'Italia è una penisola, uno stato di artigiani. Alla fine gli artigiani sono sempre stati quelli che in Italia si sono contraddistinti e che insegnavano proprio, come hai detto tu, portando i ragazzi in bottega. Quindi voi state anche, oltre a fare un servizio che è modernizzato per questa società, fate un servizio che riprende un po' il background, comunque sì, la storia della nostra Italia. È stato anche molto bello vedere, c'è stato un caso molto bello di uno degli artigiani, il nostro meccanico che adesso sta tenendo il posto, sono quindi insegnanti poi che si sono reinventati anche loro, si sono messi in gioco loro. Assolutamente. Lui, quando noi abbiamo cercato questi artigiani tramite una rete di relazioni formali e informali che abbiamo, ma poi siamo andati a conoscerli, a capire se loro volevano fare questa cosa per noi. Bellissimo. E lui in risposta ci ha detto, proprio questo ci ha colpito, che il corso lo faceva sì per i ragazzi, ma lo faceva più per lui, appunto per, come dicevi tu, per tornare ad insegnare qualcosa di quello che lui sa. Assolutamente. Quindi anche una parte di farlo per se stesso, è questa cosa molto bella. Infatti in tutti abbiamo trovato questa disponibilità, la voglia di mettersi in gioco. Poi gli artigiani lo fanno dopo l'orario di lavoro, quindi è un impegno extra che gli comporta fatica oltre a quella del lavoro, ma loro la fanno con una grande passione, davvero volentieri. Quasi tutti ci mettono un materiale proprio, mettono in mano dei ragazzi che non hanno mai avuto in mano anche gli strumenti costosi. Il corso per tecnico del suono che si tiene qua adesso al Centro Giovani può contare sulla strumentazione di un vero studio di registrazione con materiali, qui il pippolino costa centinaia di euro, quindi è comunque, abbiamo trovato una grande responsabilità, anche proprio materiale. Una grande voglia di tornare un po' a queste origini della bottega, che ti insegno ma non dietro i banchi, in una bottega dove quelle robe si fanno. Ok, io sono molto contento di aver portato un po' di novità qui su Share Radio, qui a Milano, qui con Andrea e Leonardo, che hai un nome che poi di artigianato ne sa qualcosa. Qui con Steven Belloni e Davide Donnelli in regia dietro la telecamera, io qui davanti a voi, Steven B, Share Radio, shareradio.it. Ciao! Ciao! Ciao.